Accidenti, il cofanetto di Army of Darkness, l'armata delle tenebre, se ne è parlato moltissimo online, perché è la limited edition, 3 Blu-ray più 4 DVD più book, ma sono due book se non ricordo male, ci sono diverse cose. Allora, in particolare c'è un esclusivo libro di 44 pagine con approfondimento del film in italiano e in inglese e rare foto di scena, quindi molto interessante. Il Necronomicon ricreato, ovviamente, il libro degli incantesimi con disegni originali di Tom Sullivan. Sul retro il pentacolo si illumina al buio, quindi diciamo che è fosforescente, qualcosa di simile. E poi, ovviamente, il pezzo forte, Blu-ray DVD, con diverse versioni del film. In particolare la International Version, il Master Blu-ray ottenuto da Scan 4K, contenuti extra, eccetera. Quindi questa è la versione che preferita, no? Sia in Blu-ray che in DVD. Sia in Blu-ray che in DVD la Director's Cut con contenuti extra diversi, quindi epoca medievale, making of, bla bla bla, commento audio, eccetera eccetera. Poi anche qua fotogallery, trailer internazionale, scene tagliate, audio, finale alternativo, insomma una valanga di roba. E poi una terza versione addirittura, sempre in Blu-ray e in DVD, la versione che è uscita al cinema negli Stati Uniti. In più DVD extra, creare i morti, il making of, interviste dietro le quinte, riprese sul set, contiene 4 ore di contenuti extra esclusivi di questa versione. Dammi un po' di zucchero baby, l'aspettavo di brutto questa versione, se ne è parlato con svariate polemiche online, in particolare sul listing di Amazon, perché gli utenti si lamentavano che costava troppo. Inizialmente il prezzo di listing era 99 euro, poi è stato calato, adesso ha un prezzo diciamo più o meno accettabile, è ancora abbastanza costosa, ma è un'edizione veramente, sembra veramente molto bella. Adesso la andiamo a vedere insieme. Ok, qui c'è già il Necronomicon, quindi sono due mega libri e ok, nient'altro. Quindi i dischi sono dentro il Necronomicon, questa cosa non l'avevo capita. Vi faccio prima vedere, direi, ah che figo. Allora, il libricino che, come vi dicevo prima, dicevo un esclusivo libro di 44 pagine con approfondimento del film in italiano e in inglese e rare foto di scena. Quindi l'armata delle tenebre, Army of Darkness, vediamo un po', facciamo i vari crediti ovviamente, c'è tutta la spiega del libro, volevo vedere anche queste foto di scena, tac, se c'è qualcosa, ti succhierò l'anima via per renderla. Sicuramente molto interessante, ci saranno un po' di insomma spieghe dietro le quinte, tutto quanto in italiano, sembra molto ben fatto questa parte, direi. Gran bel libricino, tra l'altro hardcover rilegato. E poi c'è questo Necronomicon, edizione insomma molto figa, questa è la parte frontale, questa è la parte retro che dovrebbe essere, quindi da quanto ho capito, fosforescente. Vediamo un po'. Spero che si capisca, comunque sì, brilla un po' al buio. Torniamo alla luce e ha dentro in pratica ha le buste dei DVD e dei Blu-ray, che sono anche le pagine del Necronomico con le illustrazioni di Sullivan, ricordo bene? Di Tom Sullivan, esatto. Sul retro il pentacolo si illumina al buio, il libro degli incantesimi con i disegni originali. Quindi praticamente questo non è un libro, in realtà è la custodia dei 7 dischi, 3 Blu-ray e 4 DVD con le illustrazioni originali di Tom Sullivan. Non è niente male. Insomma, avrei chiesto meno, però chiaramente ognuno decide a modo suo il prezzo di vendita. Ditemi magari nei commenti cosa ne pensate anche voi e se pensate di acquistare questa sicuramente bellissima edizione dell'Armata delle Tenebre Limited Edition, 3 Blu-ray, 4 DVD più libro The Army of Darkness per il 25esimo anniversario della serie Midnight Classics di Koch Media, o comunque Midnight Factory, che è la linea diciamo di horror di Koch Media. Se vi interessa, link in descrizione.